Poracci, come non riconoscere il bellissimo, famosissimo e indimenticabile Criticom? Wolf è stato il più veloce di tutti e ha anche specificato il titolo del video riconosciuto da Lens, mentre Alessio scrive: il gioco è colpo Criticom. Vergogna. Bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Mi raccomando, solo risposte sbagliate. Sorprendetevi. Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi con 20 anni di ritardo. Quello di oggi sarà un video ricchissimo, il video, non io, perché tornerò finalmente a mostrarvi i miei ultimi acquisti poracci. La puntata di oggi sarà incentrata esclusivamente sul retro gaming e tenetevi forte perché ho recuperato delle vere e proprie chicche, sia Nintendo che PlayStation, a dei prezzi veramente poracci. Prima di iniziare, come al solito, vi invito a estrarre la vostra zapper e a partire per la conquista non violenta di internet.com verso la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale se siete nuovi attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi anche in live, dove questa sera alle 21.30 continueremo a parlare di collezionismo e retro gaming, magari guardando anche le vostre collezioni. Trovate tutti i link in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Lo so che siete tutti quanti in trepidante attesa di vedere quale Mario Kart ho comprato, ma i veri poracci guardano i video dall'inizio alla fine. E devo aprire le danze con questo lotto PlayStation 1, che ho recuperato con una vera e propria botta di cubo. Sapete, ormai collezionare titoli PlayStation 1 è diventata un'impresa veramente dispendiosa. Ma per questi 6 titoli, completi di tutto e in condizioni buone o accettabili, ho speso solamente 60 euro. 10 euro a gioco. E come vedremo fra poco, considerati almeno 2 dei titoli presenti, questi giochi me li hanno praticamente regalati. Pensate che un giorno un mio amico mi ha contattato per dirmi che un suo amico stava vendendo i suoi vecchi giochi PlayStation. Ho visto i prezzi che aveva pensato e gli ho subito detto che stava facendo un errore e che per come girano le cose di questi tempi li stava sostanzialmente regalando. Ma a quanto pare era determinato a liberarsene il prima possibile e non era interessato a ricavarci sopra chissà quali cifre. Quindi questi sono i 6 giochi che non mi sono sentito di lasciare andare via e ve li presento secondo un ordine di importanza della produzione ma anche di ricordi e nostalgia nei confronti di questi titoli. E partiamo con Team Hospital. Magari i più giovani di voi conosceranno anche solo di sfuggita Two Point Hospital, che è un po' il successore spirituale di questa storica produzione targata Bullfrog, un gioco che insieme a Team Park ha sostanzialmente fatto la storia del genere. Ci sono poche cose che urlano sono stato sviluppato negli anni 90 come questo render 3D dell'artwork in copertina. Semplicemente iconico. Il gioco si presenta in un'edizione bilingue con manuale e retrocopertina sia in italiano che olandese, un abbinamento molto particolare. È questione di risa o di morte. La breve descrizione in italiano cattura perfettamente lo spirito giocoso di Team Hospital, un titolo che giocai all'epoca su PC insieme a mio padre e a cui sono particolarmente affezionato. Come gran parte dei box PlayStation, anche questo ha degli spacchi nella plastica e dovrò, per forza di cose, rimpiazzare la custodia. Il manuale è presente ma è tenuto maluccio. Alcune pagine potrebbero sganciarsi da un momento all'altro. Ci sono 2 dettagli però che mi hanno scaldato il cuore. Il primo è la pubblicità di Populous e il secondo sono i codici appuntati a penna nell'ultima pagina delle istruzioni. Guardate che prima dell'avvento di internet si faceva così. Ah, se ve lo stesse chiedendo, i controlli su PlayStation erano pessimi e in generale il porting da PC soffriva tantissimo la grafica sprite e il risultato è che Team Hospital lagga tantissimo su console Sony, non la migliore piattaforma su cui provare il gestionale. E passiamo ad Ace Combat 2, un simulatore di volo arcade che ha rappresentato uno dei brand di punta della prima PlayStation e non solo. Ah, visto che ci sono, vi dico una piccola curiosità su questo titolo. In realtà il nome Ace Combat è stato utilizzato in Occidente solo a partire da questo episodio. Il primo, in Giappone, si chiamava Ace Combat, ma in Occidente, non so bene per quale motivo, fu chiamato Air Combat.
In ogni caso, Ace Combat 2 è un seguito micidiale, in grado di migliorare in tutto e per tutto quello che era stato proposto 2 anni prima, nel 1995, col suo predecessore, che fu uno dei titoli di lancio della PlayStation 1 in Nord America. Il balzo qualitativo è impressionante, sia a livello tecnico che di profondità di gameplay, e forse è anche merito di Ace Combat 2 se la serie è diventata uno dei punti di riferimento dei Flight Simulator Arcade, tanto che ancora oggi Ace Combat è una serie viva e vegeta, l'ultimo episodio è uscito nel 2019. Qui abbiamo una custodia in perfette condizioni, retro multilingua, dove l'italiano non è neanche posizionato per ultimo, e c'è anche il bollino del negozio dove il primo proprietario acquistò il gioco. Il manuale è brossurato e qui purtroppo le pagine si sono scollate, anche se sono in eccellenti condizioni. Ma la cosa che più mi fa impazzire è la pubblicità del NegCon, un controller sviluppato da Namco proprio per i suoi simulatori di guida. Non sapete quanto vorrei provarlo, è stato sempre uno dei miei grandi sogni da bambino. Proprio il rappresentante perfetto di un'era d'oro dove prima di tutto veniva messa la voglia di sperimentare, spesso con risultati non proprio riuscitissimi, ma comunque molto affascinanti. Ma ve lo ricordate il periodo d'oro dei tie-in di film Disney su PlayStation? Ecco, se come me siete cresciuti negli anni 90, è impossibile che almeno una volta non abbiate giocato a Hercules per PlayStation 1. Anzi, meglio, a Disney Action Game Disney presenta Hercules. Bel titolo. Madonna, quanti ricordi che ho legati a questo gioco. Me lo ricordo difficilissimo, in particolare le sezioni a scorrimento automatico e anche i boss. Probabilmente Hercules oggi non è invecchiato nel migliore dei modi e ci si rende conto della legnosità dei controlli e del gameplay estremamente punitivo, ma da piccoli non ci facevamo certo spaventare da queste cose. Questa è la versione italiana del gioco e presenta una custodia un po' malmessa e il manuale è stropicciato anche se con tutte le pagine. E quelli credo siano degli appunti per risolvere un puzzle del gioco. Voi ve lo ricordate? E ora passiamo a una vera e propria icona della PS1, anche se poi non si è mai trattato veramente di un'esclusiva, il nome di Tomb Raider veniva spesso associato alla console Sony. Questo è il secondo capitolo e se avete giocato alla trilogia reboot, beh, diciamo che i primi capitoli sono molto diversi rispetto al Tomb Raider che conoscete oggi. Lara Croft era tipo il sogno erotico di chiunque e gli sviluppatori di Core Design non si lasciavano sfuggire occasione di porre l'attenzione su alcuni aspetti del carattere di Lara. Di sicuro questo non è il template dell'eroina contemporanea. Più spigoloso delle tette di Lara c'era solo il gameplay, dove pur proponendo degli ambienti tridimensionali non si poteva ancora fare affidamento su dei controller con degli analogici e si optava ancora per i tank control alla Resident Evil. Non sono particolarmente legato alla saga, ma è impossibile non riconoscerne l'importanza storica. Qui Tomb Raider 2 è completo di tutto e in versione italiana. La custodia ha i dentini ferma CD rotti, ma il manuale non presenta difetti evidenti. Oltre alle foto cringissime di Lara, prendiamoci un attimo per ammirare quanto erano grandi gli studi che lavoravano su produzioni così importanti. E per chiudere con il lotto PlayStation, gli ultimi due titoli vanno, per forza di cose, presentati insieme. Si tratta di Crash Bandicoot 2 e Crash Bandicoot 3. Due platform sensazionali e di un'importanza storica incredibile, che negli ultimi anni tra l'altro sono diventati anche molto ricercati tra i collezionisti. Non mi dilungherò eccessivamente sulla storia di questi giochi, perché è praticamente impossibile al giorno d'oggi non conoscere Crash, e se avete provato la Ancient Trilogy, beh, li avete anche giocati. I titoli sono sostanzialmente gli stessi, ma con una grafica ferma a 3 generazioni di console prima, e per alcuni forse è anche meglio così. Partiamo da Crash 2. Il box è in condizioni eccellenti, non c'è neanche un graffietto sulla plastica trasparente e si tratta della versione PAL multilingua con tanto di italiano. La descrizione è perfetta anche in questo caso, sintetizza perfettamente il salto qualitativo che ci fu tra Crash 1 e Crash 2. All'interno nulla di speciale, se non che le condizioni sono perfette anche in questo caso. Abbiamo il libretto di istruzioni intatto, praticamente perfetto, la custodia non presenta spacchi e la vera star è la stampa sul CD. Una figata. Discorso leggermente diverso per Crash 3, ma non per quanto riguarda le condizioni. Di nuovo abbiamo una versione in stato perfetto e multilingua sul retro, ma il peso della confezione lascia presagire che a livello dei contenuti qui c'è qualcosa di speciale. Aprendo il box infatti non solo ci ritroviamo il manuale ciccionissimo multilingua praticamente in tonso, ma oltre al CD di gioco c'è anche il CD demo delle Winter Releases, le uscite invernali previste per il 1998.
Ne sarebbe passato di tempo prima di vedere eventi come Direct, State of Play, live stream e annunci su internet. Le demo dell'epoca erano il miglior modo per scoprire quello che la console avrebbe offerto da lì a poco, e questa forse è una delle demo più epiche di sempre. Oltre a qualche video e a un titolo indie sviluppato col NetEarus, si poteva provare una quantità di titoli imbarazzante: Tombi, Gran Turismo, Medieval, anche Ghost in the Shell. È difficile da comprendere oggi, ma molto spesso il valore aggiunto di queste demo era impareggiabile. Ricordo ancora che appena ricevuta la PlayStation 1 passai settimane intere a giocare unicamente al demo disc in bundle con la console. Mamma mia che tempi! E visto che siamo saliti sul treno della nostalgia e dei ricordi, è doveroso chiudere con lui. Il Mario Kart a cui sono più affezionato in assoluto e che ritengo essere il migliore di tutti. Sto parlando, ovviamente, di Mario Kart Double Dash. Lunga vita al cubetto. Che vi devo dire, probabilmente a livello di contenuti e di dinamicità del gameplay non si tratta del capitolo definitivo, ma Double Dash ha accompagnato tutta la mia adolescenza e ci sono affezionato in un modo incredibile. E la meccanica del doppio guidatore è stato un esperimento che poteva accadere solo su una console magica come il GameCube. Chissà se prima o poi Nintendo riuscirà a riproporre in un modo o nell'altro questo storico titolo. Comunque, essendo un fissato GameCube, ho preso ovviamente la versione PAL ITA triangolo blu. Di Double Dash esistono parecchie edizioni, alcune con la custodia rossa, altre col disco bonus di Zelda. Questa di sicuro è la meno pregiata perché, come riporta la scritta sul fronte, era un'edizione che veniva venduta esclusivamente in bundle con la console. Però, avendola trovata a circa una trentina di euro, non potevo lasciarmela sfuggire. Dentro poi il gioco è completo di tutto: il bellissimo manuale a colori, il foglietto illustrativo, il catalogo Nintendo e anche i punti VIP, oltre ovviamente al mini disco di gioco. Non vi nascondo una certa emozione nell'aver recuperato questo titolo, che sono felicissimo di poter finalmente aggiungere alla mia collezione. E questo poracci era tutto per oggi, vi ringrazio veramente per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti. Cosa ne pensate di questi ultimi acquisti poracci? E voi negli ultimi tempi avete recuperato qualcosa di nuovo o di nuovo vecchio? Se volete poi ci vediamo dopo in live alle 21:30 sul sito Viola per continuare a parlare di collezionismo e magari guardare anche le vostre collezioni, altrimenti l'appuntamento rimane a domani per un nuovo video. Voi mi raccomando, fate i bravi, riposatevi, ma soprattutto nerdate duro! Io sono il Poro Crash, Michele Dash, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Ma si dice dash o dash, crash o crash. Chi sono io per dirlo?